Perfetto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sempre sul mio canale Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark. Siamo sempre sull'angolo dell'unboxing, guarda caso. Voi direte, sai che novità. Farò anche qualche video gameplay perché sto vedendo che ne sto facendo di meno per adesso, ma il tempo è quello che è, visto che lavoro e sto sempre in giro dalla mattina alla sera. Non ho manco il tempo per giocare per me, quindi figuratevi voi se riesco a fare un gameplay per voi. Ma comunque io ci metto sempre tutta la passione, il cuore e l'anima in questo canale, quindi spero che vengano apprezzate da voi. Oggi faccio vedere un altro video acquisti con un bonus alla fine. Allora, partiamo subito dicendo che ho trovato due giochi che cercavo. Uno per la PS Vita, Assassin's Creed Liberation, a 19,99, 20 euro. Su internet l'ho trovato usato a 25, lo stavo acquistando. Che culo, ho detto io, trovarlo nuovo all'Euronics a 20 euro. È vecchio, però penso che li vale 20, onestamente. Poi la PS Vita ce l'ho da poco e quindi la sto apprezzando adesso che trovo i giochi a pochissimo, me li tirano in testa. E poi, sempre per una console che sta morendo, quella è già morta, questa sta morendo ormai, la Wii U, ho trovato finalmente Zelda The Wind Waker in HD. Non l'ho mai giocato, a 24,99, 25 euro, per me è un prezzone. Wow, davvero bellissimo. Non li sto ad aprire adesso, è inutile, vi faccio vedere il dischetto e il manualetto di istruzioni, sapete tutti quanti già come sono. Faccio vedere il gioco così, perché non ho neanche il tempo adesso per giocarmeli, quindi li metto, diciamo, un pochettino in disparte questi giochi. Poi avevo comprato a 550 euro dai mitici Ladrun nel 2014 la PlayStation 4 500 GB, la Player Edition. Sì, Player Edition, che sarebbe quella di Killzone. Ci sarebbe la console, Killzone, il gioco, la telecamera e due joystick. Che succede? Loro mi offrono la Game Protection, come chiamano loro, 59 euro, 60 euro di protezione, che mi dovrebbe garantire per altri 4 anni la console e tutti i relativi oggetti, joystick, controller. Ebbene no, oggi sono andato, non mi hanno voluto cambiare il joystick. Joystick che avevano le levette completamente smangiate, a me non me l'hanno cambiato. Quindi io che posso fare adesso? Butto il joystick e ne devo comprare un altro, come un povero stronzo. Per fortuna nel mio Euronics c'era questa offerta che davano i joystick a 49,99 anziché 70, e quindi l'ho preso. Ho preso la versione rossa che mi piace un casino. Volevo anche la versione quella, la 20° anniversario, ma non l'ho trovata, pazienza. Comunque sto diventando sempre più dislessico causa stanchezza. Allora, apriamo. Spero che non si sentano voci strane. C'è un po' di bordellino a casa mia. Che fastidio quando mettono ste linguette del cazzo. Allora, apriamo un pochino. Ancora altre cose. Per fortuna c'è la forbicina inaina, ci salva la vita. Ok, cerchiamo di non spaccare lo scatolo perché lo vorrei tenere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo qua. Mamma mia, era proprio antitaccheggio al massimo questo joystick. Anche la scatola non serve più. Adesso vi faccio vedere il joystick in tutto il suo splendore. Eccolo qua, molto molto figo, bellissima la colorazione, mi piace un casino. Spero che stavolta durino gli analogici, sembrano diversi, più ruvidi.
materiale ruvido. Se non sbaglio, la scritta share option sembra sull'arancione. Non sono a metà fuoco. Comunque un rosso più chiaro. A me sembra arancione comunque. Niente, il solito joystick PlayStation 4, nulla da dire, nuovo, rosso di pacca. Magma Red si chiama. Eccolo qua. Bonus di questo video acquisti. Eccolo qua, quello che mi è arrivato dalla Bandai Namco, ormai mi conoscono alla Bandai. Grazie per aver preso con i punti, sei un super VIP ormai. Ho ordinato la graphic novel di Dark Soul, eccolo qua. Questo è molto limitato, non si trova in commercio. Peccato che in inglese, adesso la sfogliamo. Eccola qua. Spero che riuscite a vedere e apprezzare quello che c'è. È tutto quanto in inglese. Molto belli gli artwork, veramente fighi. Soleil, Cavaliere del Sole. Poche pagine. Peccato, pensavo mi arrivasse un bell'artbook, invece non me ne ero accorto che c'era scritto graphic novel. Non le apprezzo tanto le graphic novel, preferisco più l'artbook. Copertina rigida, fogli più spessi. Vabbè, ma pazienza, ormai il danno è fatto. E niente, lo metterò in collezione. E questo era il bonus di questo video acquisti. Come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, in su, in giù, in su, decidete voi, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale e come sempre al prossimo video. Bye!